Un saluto e bentornati. Premesso che al momento non è possibile ipotizzare una previsione meteo per la stagione invernale con tutti i dettagli sulle nevicate e le ondate di freddo a causa dell'elevata distanza temporale, ci limitiamo nel delineare una tendenza meteo sfruttando le ultime uscite dei modelli stagionali e gli indici teleconnettivi. Partendo subito dal modello NMMA, in sintonia con il modello climatico della NASA, ci possiamo attendere una stagione invernale abbastanza mite, l'ennesima, aggiungerei, con anomalie positive di temperatura più marcate sui settori orientali del nostro continente, potrebbe andare leggermente meglio rispetto alle scorse stagioni con le piogge e le nevicate sulle Alpi grazie ad una maggiore attività del flusso atlantico sui settori occidentali del continente. Nessun indizio significativo ci giunge invece dall'andamento del Niño, attualmente alla fase neutrale e in graduale calo verso una fase negativa ma piuttosto debole, ovvero senza conseguenze alle nostre latitudini. Non è da escludere tuttavia episodi più invernali a causa di possibili riscaldamenti della stratosfera in grado di destabilizzare il vortice polare con conseguenze anche sull'Italia. Ribadisco che si tratta solo di una tendenza meteo e non di una previsione in quanto la distanza temporale non lo consente. Seguite tutte le novità e i maggiori dettagli nei prossimi video.